Furlo, ti ricordi quel gioco orribile con le papere con cui mi hai ampiamente tritolato il cazzo? Oh, ciao, Mr. Holocaust. Il gioco con le papere? Furlo, sei brutto come un asimo e sei 10 volte più scemo. Mi sto riferendo a DuckTales per Nintendo Entertainment System. Ah, sì, DuckTales! Ah, che gioco muccosamente fantastico. Era figo. Era un platform solido con una grafica ed un sonoro strabelli. Ha avuto un successo gigante. Meritatissimo. Che nostalgia. Sarebbe bello se facessero un remake. Già. Magari in HD. Puoi dirlo, Foggia. Razza di morto in vacanza, bada che è uscito già da un fracco di tempo. Cosa? Ho invitato il protagonista mentre tu stavi a grattarti il Dio ci liberi. Mister Holocaust deve sempre farsi un culo come Porta Capuana per tirare avanti il canale. Ma allora ha invitato... Esatto, sbrodolone, sbrodoloni. Come va, Salvo e Mister Hologram? Ma chi è sto... Pesta pozzanghere che mi hai chiamato. Vedi di non farmi fare figure di merda, cazzone pieno d'acqua. Ma va che bello il gioco di DuckTales. DuckTales, un gioco del 2013 della Capcom, remake del classico DuckTales del 1989 per Nintendo Entertainment System. Se vi piacciono i platform, siete cresciuti negli anni 90 e siete in carenze affettive... Non mi toccare, roito di porco! Beh, allora sì. Insomma, DuckTales è il gioco per voi. La grafica è semplicemente deliziosa. È cesellata, intarsiata, decorata, imperlata di dettagli cartuneschi e impreziosita da delle animazioni fluidissime e curatissime. La cura dei dettagli si estende fino al level design, che è di altissimi livelli. La struttura dei livelli ricalca lo scheletro originale del DuckTales classico, ma lo arricchisce e conferisce profondità. Mo ci credo che è pieno di profondità, mo ci sono anche tutti i personaggi della serie. Ben detto! I personaggi sono tutti presenti e ben integrati nella storyline. C'è qui, qua... Ma forse vorrei dire lì, lo e là... Qui, Quo, Qua, Jet McQuack, tutti i Banda Bassotti, Amelia. Se siete fan dell'universo Disney, tenete in conto che questo aspetto è decisamente sviluppato. Il comparto sonoro è prezioso quanto il reparto grafico, corredato da arrangiamenti di altissima qualità e dalla grandissima profondità. I controlli sono eccellenti, fluidi, precisi, invitanti. Unica clausola, nonché piccola postilla, per l'amore di tutto ciò che è sacro nell'universo, usate un joypad. Questo è uno di quei titoli da giocare con un joypad in mano, magari su di un divano, con una pizza e una bibita. E se avessi una ragazza con una ragazza? Già. E se avessi una ragazza con la mia ragazza? Ma fortuna che ho... E se avessi degli amici con degli amici? Insomma, DuckTales è un gioco davvero invitante. Se siete fan del genere e siete dei nostalgici, è il titolo che fa per voi. Bello succhioso e soprattutto divertente, bello da vedere, da ascoltare e da sentire fra le mani. Ma allora, Furlo, ma ti piace il mio gioco, DuckTales? Senti un po'. Il nome del personaggio Disney è Paperonde Paperoni, non Sbrodolonde Sbrodoloni. Non riesci neanche a pronunciare il nome del gioco. Non vorrei offenderti, però mi risulta veramente difficile crederti. Ma io non sono venuto qui per essere offeso. Mister Hologram, mio carissimo amico. Mister Holocaust. Ma non sono mai stato offeso in questo modo. Ma l'umido succhiatore di gomma di equina, come cazzo ti sei permesso di offendere l'esimio ospite che ho invitato per te il tuo stupido canale? Ma Mister Holocaust, cerca di ragionare. Mi hai fatto perdere la faccia davanti a tutto internet. Mister Holocaust, no, ti prego, cerca di ragionare. Urlo, ma perché mi devi far sempre fare figure di merda? Perché ti devo sempre picchiare davanti a tutti? Ci son Furlo e Mister Holocaust qui su YouTube. Recensiscon videogiochi, manchi solo tu. Tanta amicizia, quanta violenza, Furlo. Uno humor inquietante, Furlo.
concepito da un demente furlo. Attenzione, Mister Holocaust, si nasconde alle tue spalle, senza alcun motivo ti spezza un polso. Episodi divertenti furlo, per persone deficienti furlo. La vita è più autistica con furlo.